Buongiorno a tutti e grazie a voi presenti. E insieme a voi voglio ringraziare coloro che organizzando questa giornata hanno pensato anche a me, facendomi obiettivamente un grande piacere. Prima di sviluppare il mio intervento, permettetemi una digressione personale, se volete folcloristica, perché questo mio nuovo ruolo? Io sono stato in magistratura per 46 anni circa, ho fatto molti mestieri, quello che evidentemente mi porto maggiormente dentro ancora oggi è il periodo palermitano, quando io stesso chiesi di essere mandato in quella città, dopo le strade del 92, per la morte di Falcone e Borsellino. Poi sono tornato a Torino, con il Consiglio della Repubblica, e ho finito un anno fa, sostanzialmente. E quando sono andato in pensione, gli amici di Libera, l'associazione che fa capo a imprenditori inglesi di nome di Giciotti, che tutti sicuramente conoscete, molto affettuosamente mi hanno voluto festeggiare e festeggiandomi mi hanno fatto due regali. Il primo regalo è una pettorina fosforescente con tanto di una paletta di Domenico Urbano, perché dice che i pensionati amano andare davanti alle scuole a lavorare al traffico. Il secondo regalo è una carta molto particolarizzata di Torino, sulla quale ho segnati con crocette e regolata i cantieri, perché si dice anche che i pensionati amano andare di cantiere in cantiere a controllare l'avanzamento dei lavori. Grazie. Tutte cose molto belle, molto simpatiche, molto affettuose, ma quando mi è arrivata l'offerta dei Coldiretti di presiedere il comitato scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità agroalimentare, ho accettato perché per la pettorina fosforescente e per i cantieri c'è ancora tempo in futuro. Detto questo, lavorando alla Procura della Repubblica di Torino dal settembre 2008 al dicembre 2013, ho potuto vedere all'opera i vari gruppi specializzati che ci sono a Torino come nelle altre grandi, medio grandi procure, e in particolare ho potuto vedere all'opera il gruppo incaricato della tutela del consumatore, coordinato dal notissimo dottor Raffaele Marinelli. E ho constatato con lui e con i suoi collaboratori come negli ultimissimi anni le frodi commerciali abbiano creato, continuano a creare problemi davvero a non finire. Alcuni esempi molto rapidamente e sicuramente non tutti quelli che sarebbe possibile fare. Vendita in tutta Europa di oltre esempi di fatti concreti di cui la Procura di Torino si è occupata a livello investigativo giudiziario, vendita in tutta Europa di oltre 20.000 suini provenienti da allevamenti convenzionali, ma fatti passare come provenienti da allevamenti biologici con false certificazioni. Vendita di carne tritata di bovino, in realtà contenente carne di cavallo, di pollo e di suino, oppure la vendita di prodotti contenenti carne di cavallo non dichiarata. Prodotti alimentari scaduti da anni, rietichettati con false date di scadenza, frutti di bosco congelati positivi al virus epatite A, sostanze chimiche destinate a far apparire fresco pesce avariato e le mozzarelle cosiddette blu. Basta questo elenco per capire come salga, cresca la domanda di giustizia da parte dei consumatori, sensibilizzati anche dai media, e come questa domanda di giustizia coinvolga sempre di più anche le imprese virtuose. Le nostre leggi sono sicuramente da rafforzare, molte volte le pene sono troppo basse, e pena bassa se non esigua significa
prescrizione incombente, può scattare di lì a poco, vanificando tutti gli accertamenti e gli interventi investigativi e giudiziari in questo mondo. Sistema da rafforzare anche perché, lo sappiamo, il nostro dramma, il processo penale non funziona, e sistema da rafforzare anche perché forse va ampliato il ricorso alle strutture interdittive che possono scattare più rapidamente di quelle propriamente penali e magari essere assai più efficaci. Ma fatte queste premesse di opportunità, se non necessità di rafforzamento, si può dire che in linea di principio la nostra normativa è ben articolata. Punisce la frode all'esercizio del commercio, articolo 515 codice penale, la vendita di sostanze alimentari non genuine, 516, la vendita di prodotti industriali non semi-efficaci, 517, l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, 517, 4. I reati ci sono, ma le applicazioni a livello investigativo giudiziario e le cronache giudiziarie soprattutto stanno giustamente, comprensibilmente creando sempre più allarme, anche perché molti di questi fatti spesso risultano connessi con la criminalità organizzata e in generale il fenomeno delle agromafie. E per quanto riguarda l'estensione, la pericolosità, gli effetti devastanti sull'economia delle agromafie, dopo lo spettacolo per certi profili agghiacciante, ma per altri profili estremamente coinvolgente, interessante, bellissimo, di Tiziano Di Masi ieri sera, io credo che non ci sia assolutamente nulla da aggiungere. Ha detto tutto lei in una maniera, anche dal punto di vista comunicativo, estremamente efficace, estremamente coinvolgente. Voglio però sottolineare anche alcune direttive precise, estremamente positive, che vengono da sentenze della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione non è soltanto Evermis, è anche, per fortuna, tantissime altre positive cose nella materia che ci interessa, ha creato un quadro complessivo per cui i reati di frode nel campo agroalimentare sussistono a prescindere dalla nocività, pericolosità sociale dei prodotti e quindi a prescindere dalla loro effettiva commercializzazione. Questo è il quadro delle indicazioni giurisprudenziali della Cassazione, e poi si articolano in vari punti, soltanto i principali. Una sentenza del 2013 tutela il reale esercizio del commercio e dice che conseguentemente va tutelato non solo l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, ma anche l'interesse del produttore a non consentire che i suoi prodotti vengano scambiati con altri. E per quanto riguarda l'articolo 517, la stessa sentenza stabilisce che l'articolo è a tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni ai consumatori, per cui le norme del codice penale tutelano sia la correttezza in realtà commerciale, sia il consumatore. Un altro insegnamento, una sentenza del 2013 ancora relativa all'articolo 517, ci dice che non è necessario che vi sia stata contraffazione del marchio, basta una semplice imitazione del marchio o di altro segno distintivo, ancorché non registrato, di altro prodotto, tale da generare confusione nel consumatore circa le caratteristiche essenziali del prodotto stesso. Perché, altro principio basilare, il 517 è il baluardo, ultimo baluardo, per tutelare il consumatore da sé e caratteristiche del prodotto che potrebbero trarre in inganno. Quindi norme in linea di principio con paletti interpretativi e applicativi fissati dalla Cassazione che sono, direi, complessivamente sufficienti. Così come sufficienti appaiono i controlli delle ore di vigilanza, che ci consentono però di dire che le buone leggi magari ci sono,
ma anche le norme più rigorose non raggiungono il loro obiettivo se rimangono stretti sulla carta. E purtroppo questo, per i motivi che ho già cercato di esporre, accade molte volte, non soltanto in Italia. Abbiamo detto che uno dei motivi è legato al funzionamento del sistema processuale. Un altro fattore, non il più importante forse, ma sicuramente da ricordare, è la misura sul versante dei controlli. Sono molti gli organi della pubblica amministrazione chiamati a vigilare sull'osservanza delle norme a tutela della realtà commerciale. I controlli sono spesso sostanzialmente buoni, anche se sarebbe necessario un maggior coordinamento. L'esempio classico che fanno tutti è di quell'azienda che ha ricevuto 18 controlli ad opera di diverse autorità incaricate di controlli, e che era un'azienda oltretutto virtuosa, 18 controlli su un'azienda agricola e magari pochissimi o nulli su aziende meno virtuose, ecco, un difetto quantomeno di coordinamento. Ma anche qui si può potenziare facendo alcune cose abbastanza semplici: arricchire gli organici, affinare la professionalità degli operatori, premiare gli operatori che si prodigano nell'attività di vigilanza, premiare, scongiurare ogni confusione tra vigilanza e sostanziale attività di consulenza per le aziende, ovviamente evitare in modo più assoluto che le ispezioni siano preannunziate, e qualche volta purtroppo è anche successo. Ci sono anche carenze da parte della magistratura che sarebbe ipocrita, sarebbe ingiusto non ricordare. Gli interventi dell'autorità giudiziaria non sempre sono adeguati, anzi raramente sono adeguati. Ci sono aree in cui i processi penali per frodi commerciali non si fanno per niente, e altre aree in cui si fanno, ma con una tale lentezza che troppo spesso la prescrizione del reato scatta inesorabile, vanificando tutto. In un simile contesto diventa inevitabile che tra le imprese si diffonda un senso di impunità molto pericoloso, cioè la devastante idea che si possa impunemente violare la legge, non applicare le regole, in danno del consumatore e delle aziende serie, senza un rischio concreto, un rischio che si possa mettere in conto come deterrente efficiente di incorrere in penalità. Nel contempo è altrettanto inevitabile che tra i consumatori possa diffondersi il senso, se non addirittura la convinzione, di una giustizia sostanzialmente legata. Allora occorre una nuova organizzazione giudiziaria, migliorare la qualità degli interventi giudiziari. Ci sono procure della Repubblica poche specializzate, e procure della Repubblica la maggior parte, anche perché non possono contare su un numero sufficiente di organici, non è colpa di nessuno, ma la realtà è questa, non specializzate. E allora ecco che le indagini sulle frodi commerciali a volte troppo spesso sono superficiali, e a volte troppo spesso finiscono per chiudersi con archiviazione. Di più, accade, è accaduto, che indagini su frodi realizzate dalla stessa società in stabilimenti esercenti la medesima attività, indagini attuate in diverse parti del territorio, si chiudono in maniera molto diversa, ora con la condanna, altre volte invece con l'archiviazione. Ancora poche considerazioni. Occorre riflettere sulla possibilità, l'opportunità di una nuova organizzazione giudiziaria, e un'organizzazione giudiziaria che sia centralizzata, cioè che sia investita dalle più significative questioni nei campi della frode, abbia le competenze, le forze anche per indagini a livello nazionale, sappia allargare i propri orizzonti oltre i confini delle frodi ormai consumate, per promuovere,
con la collaborazione, si intende, delle autorità amministrative e sanitarie, azioni sistematiche anche a carattere preventivo. Una organizzazione centralizzata che non ferma la propria attenzione alla responsabilità dei livelli più bassi, quello dominato aziendale, ma se le ricordano gli estremi, se del caso, individui le responsabilità anche nelle stanze in cui si esercitano i poteri decisionali e di spesa, si stabilisce la politica della sicurezza alimentare dell'impresa, si effettuano scelte di fondo rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi a personaggi più deboli, più utili della catena dell'organigramma aziendale. E lo sbocco potrebbe essere all'imitazione del modello francese, che funziona, una sorta di pool della santé come quello creato in Francia. Tanto premesso, quali sono gli obiettivi dell'osservatorio creato da Coldiretti e il cui comitato scientifico è da me preceduto? Sono di immediata intuibilità, per così dire. Contrastare ogni forma di contraffazione, adulterazione e sofisticazione alimentare, monitorando la situazione generale, denunziando i casi, anche soltanto sospetti, cercando le soluzioni in modo da realizzare livelli di controllo che assicurano una più completa, quanto più possibile completa, informazione del consumatore, in sinergia tutto questo facendo squadra con ogni soggetto pubblico o privato, ogni ente pubblico o privato che sia interessato alla materia, al settore. Obiettivi ambiziosi, ma decisivi per la tutela della salute, dell'ambiente, della fede pubblica, della regolarità dell'economia, per la tutela del made in Italy, di quel valore aggiunto della nostra economia che è importante salvaguardare e potenziare, soprattutto in questi tempi di crisi economica. Due parole conclusive molto rapide sull'Europa, perché Veronica Manfredi ha detto molto di più e molto meglio di quanto dirò io, e quindi però posso essere estremamente sintetico. Dopo lo scandalo da Luca Pazza, l'Europa ha innescato una nuova politica agricola. L'obiettivo è far sì che tutti gli organi della catena alimentare, dal campo alla tavola, debbano garantire la sicurezza del prodotto. Primo obiettivo dell'Europa, dopo lo scandalo della Luca Pazza, la sicurezza. E allora ecco che la normativa europea introduce il principio di precauzione allo scopo di anticipare la soglia del rischio alle situazioni di incertezza collegate ad alimenti che potrebbero produrre effetti nocivi. In progress, dopo la sicurezza, si assume come obiettivo la qualità dei prodotti insieme all'interesse dei consumatori a non essere ingannati da contraffazioni o informazioni fuorvianti. Sul primo versante, la qualità, ecco l'orientamento verso un regime espresso dalla denominazione di origine di cui ha parlato in termini positivi come ambizione, come prospettiva, proprio Veronica Manfredi. Un regime che possa consentire agli Stati membri di valorizzare il territorio attraverso i prodotti che esprimono valori naturali, umani del territorio stesso, e consentire agli Stati membri di raccontare la reputazione del luogo e della comunità qualche volta interessante. In sostanza, gli imprenditori agricoli sono invitati dalla comunità europea, spinti dalla comunità europea, a concorrere nel mercato per qualità e non più e soltanto per la quantità della produzione. Sull'altro versante, quello degli inganni, le trappole sono molto diffuse, molto frequenti, e l'Europa cerca e deve impedirle, ridurle, contenerle. Ci sono vari prodotti, lo sapete meglio di me, l'olio, salumi, formaggio, anche la pasta, che sono un tributo per quanto riguarda le scatole, le etichette e i contenitori
di bandiere tricolore, di scritte tipo sapore italiano, tradizione italiana, gusto italiano, passione italiana. Nel libro l'ho appena avuto tempo di studiare perché l'ho avuto stamattina del nostro moderatore Antonio Selvati, ci si parla della pasta Verdi. Verdi è il nome del grande musicista, evidentemente mettere su una pasta un italiano, forse anche del figlio di Verdi, perché non è dire, la dievola immediatamente l'Italia con tutte le conseguenze che possono derivare, ma l'italiano in tutti questi prodotti che realizzano un tributo di maniera tecnologica significato, l'italiano non c'è niente o praticamente niente. Con dei danni davvero consistenti, davvero imponenti sul piano economico, per i consumatori che acquistano ciò che non avrebbero mai voluto acquistare se avessero saputo, e per i produttori nazionali onesti che rispettano le regole e danno rispetto alle regole finiscono per essere paradossali, ma e così penalizzati, mentre dovrebbero essere sostenuti, aiutati a vincere la concorrenza disonesta. Infine, una critica all'Unione Europea, a mio modo di vedere, a modo di vedere l'osservatorio, quando persegue politiche di riduzione delle differenze tra le produzioni allo scopo di garantire la libera circolazione delle merci, privilegiando la libera circolazione delle merci, che è un dato importante, ma non può soffocare, non può prevalere troppo nettamente su tutto il resto. Occorre valutare i rischi della omologazione, rischi che scaturiscono dalla scelta di favorire le produzioni di massa invece che le produzioni di qualità. In questo processo di omologazione un ruolo centrale ha ovviamente la tecnologia, che va sviluppandosi sempre di più, ma nel tempo stesso va sempre più allontanandosi dal diritto per proporre invece modelli incentrati sulla quantità e indirettamente sulla insicurezza. L'esempio che tutti avete già capito cui voglio arrivare è quello degli OGM. Le più recenti proposte dell'Unione Europea vanno però, sempre ad avviso dell'osservatorio, nella direzione giusta, perché la direzione proposta è quella di rivalutare la pluralità culturale tipica di varie regioni, se non di tutte le regioni europee, consentendo ai singoli stati di vietare gli OGM per privilegiare invece le produzioni, quel vero e proprio patrimonio di identità e diversità che è gran parte della produzione agricola in molti paesi europei. Su questo versante l'osservatorio, e chiudo, si propone di funzionare come centro permanente di riflessione e di collegamento, così come oggi, anzi, abbiamo cercato, esponendo una serie di considerazioni che è il nostro ruolo di fare. Grazie e buon lavoro a tutti.